È una storia delle mille sfumature, una piccola favola nera, quella che il regista palermitano Roberto Andò ha presentato nella seconda serata del Bob Film Festival. Sulle tracce del bambino nascosto, Consiglio Orlando, un copione liberamente ispirato all'omonimo romanzo scritto dallo stesso Andò. L'immagine di un bambino in pericolo, di un bambino in fuga da qualcosa di grave di cui non vuol parlare. Oltre a mettere a confronto due solitudini, il film racconta lo scontro di due culture, due mondi apparentemente distanti, due dimensioni della città di Napoli, co-protagonista in questo denso flusso narrativo. Parliamo un attimo di questa storia ricca di sfumature, di tanti elementi, ma si può riassumere, si può dire che è soprattutto un incrocio, un incontro di solitudini? Beh sì, è un incrocio di solitudini in cui piano piano si realizza una dipendenza reciproca, quindi dal sospetto, dal guardarsi, dallo studiarsi, questo signore, diciamo ormai adulto, sessantenne, professore di conservatorio, e questo bambino, piano piano sviluppano una relazione fortissima che si muove tutto all'interno di questo appartamento dove in definitiva sono due prigionieri. Perché devono fuggire a un nemico di cui capiscono anche di essere, come dire, quest'uomo che ha vissuto sempre in questo quartiere, l'ha scelto da borghese, capisce di essere solo un ospite, ecco. E il bambino capisce che quest'uomo, che è in fondo l'unico straniero nel quartiere, cioè è l'unico che in qualche modo non è legato da legami che sono anche criminali, psicologici, di soggezione, è l'unico che può aiutarlo. E scommette su questo quando si infila in maniera clandestina dentro questo appartamento. E ha ragione, perché questo uomo si carica tutta questa storia e comincia questo confronto di solitudini che farà sì che poi alla fine si arrivi a uno stato diverso.